Ho capito. L'interesse di suo marito per lei come casalinga supera di gran lunga l'interesse di suo marito per lei come donna. È una sindrome abbastanza diffusa. È una cosa grave? No, non è una cosa grave. È la sindrome di Speak Span. Tutta la libido del marito si concentra sulla tenitura della pulizia della donna che dovrebbe essere sua moglie, capisci? My Wally! Non è mia, l'ho letta su Domus. Hai capito? Comunque, torniamo a bomba. Sei una donna felice, perché sei venuta qua? Ai tuoi clienti cosa c'è? Cosa c'è che non va? E cosa c'è? C'è che quando mi infilo nel letto con i miei appunto clienti, i lettori di porno ore lieto e nuda in casa, mi infilo nuda e loro sa cosa mi dicono. Beh, immagino, siamo tutti lettori di porno ore lieto e nuda in casa. Mi chiedono che tipo di ammorbidente uso per le lenzuola. Cioè, quindi fanno la stessa cosa che fa suo marito con lei. Peggio, Wally, peggio. Perché poi dopo vanno da mio marito e ci dicono anche: complimenti, ha sposato proprio una donnina a modo. Wally, mi aiuti, io non ce la faccio più. Non è facile, cara la mia Pedretti, aiutare. Non è semplice. E questo è un problema. Vediamo se ci sono domande tra il pubblico. Io sono un abbonato a porno ore liete e nude in casa e ho visto la sua foto nell'ultimo numero di novembre. Volevo chiedergli, dove lei si vede nuda, le tende che sono dietro, a quanti gradi le fa? Che sono perfette sono. Era questa la domanda? Non faccia così, ma non faccia così. Lei è una donna ancora affascinante, mi creda. Lei è una gran bella donna. Guarda, io le posso dare un consiglio. Allora, visto che lei faccia così, lei ordina, allora le dico, lei ordina col postal market. Col postal market un bel bisonte africano, razza pagliona. Di quelli che sporcano, lo lascia in casa una settimana, scorazzare in casa. A quel punto lì, i clienti, se dicono ancora che la casa è lucente, che lei è un bravo donnino, o sono clienti di porno, o sono lettori di porno, ore liete, nude, gay, oppure sono clienti veri di suo marito, mi creda. Questo, io le do questo consiglio. Wally, lei, io, mi ha dato di nuovo la speranza, grazie. Venga, che l'archivio, venga. Ah, un altro caso archiviato. Grazie. Un altro caso archiviato. Adesso c'è un altro caso che è un petardo e poi ci ritroveremo ancora qui a suscitare altri immarcescibili, incredibili Vespai. Perché noi ci cibiamo di Vespai qui a Dillo a Wally. Benvenuti a Dillo a Wally, bentornati.